Che cos'è l'omofobia? Te lo spiego. Omofobia è un termine coniato negli anni 60 dallo psicologo americano George Weinberg. Il termine omofobia è composto dall'unione delle parole homo e fobia. In questo caso, homo è l'abbreviazione di omosessuale, ovvero una persona sessualmente attratta da persone del proprio stesso genere, mentre fobia è una parola che abbiamo ereditato dal greco antico come sinonimo di paura. In psicologia, però, la parola fobia non indica una semplice paura, che è un'emozione sana e naturale, quando motivata, ma indica invece una paura ingiustificatamente grande e immotivata, che condiziona negativamente la quotidianità di un individuo e che è bene cercare di superare per condurre un'esistenza più piena e più sana. Le fobie più comuni, come ad esempio la claustrofobia, ovvero la paura degli spazi stretti e dei luoghi chiusi, o l'aracnofobia, cioè la paura dei ragni, affliggono direttamente la persona che ne soffre. Nel caso dell'omofobia, invece, sempre secondo Weinberg, ci troviamo di fronte ad una fobia operante come un pregiudizio. Questo significa che gli effetti negativi di questa paura immotivata non vengono subiti solo dalla persona che ne soffre, ma anche e soprattutto da coloro verso cui questo pregiudizio è rivolto, ovvero le persone omosessuali. Sintetizzando quindi, una buona definizione di omofobia potrebbe essere questa: quell'insieme di pensieri, idee e opinioni che provocano emozioni come ansia, paura, disgusto, disagio, rabbia e ostilità nei confronti delle persone omosessuali. Ma omofobi, si nasce o si diventa? Sembrerà ovvio dirlo, ma non si nasce omofobi. Naturalmente conta molto la chiusura mentale e la rigidità, ma l'omofobia è un pregiudizio che viene acquisito. L'omofobia è frutto di tutti quei messaggi negativi nei confronti degli omosessuali che abbiamo ricevuto sin da bambini, attraverso l'educazione, ricevuta non solo dalla nostra famiglia, ma anche dalla società nella quale siamo cresciuti e nati, e quindi da istituzioni come la scuola, lo Stato e la Chiesa. Anche i media trasmettono spesso messaggi ambigui e omofobi, ad esempio attraverso la censura di scene d'amore e affettuosità omosessuale, oppure dando spazio a chi promuove messaggi falsi e offensivi come l'equazione sbagliata gay uguale pedofilo. Tutti questi messaggi negativi danno forma alle nostre convinzioni e agli atteggiamenti con cui ci approcciamo al mondo e quindi, molto prima di avere una reale comprensione di che cosa significhi la parola omosessualità, le persone possono ereditare dall'ambiente una cultura omofoba che prende forma nella convinzione che l'essere gay sia qualcosa di assolutamente sbagliato, una convinzione ovviamente errata. Vuoi verificare se e quanto sei omofobo? Prova il test dell'iguana omofoba. Se anche tu pensi spesso o usi abitualmente una o più tra le seguenti frasi, probabilmente sei una persona omofoba. Se questo video vi è piaciuto, mettete mi piace e condividete. E fateci anche sapere nei commenti quali argomenti vorreste che trattassimo nei prossimi video. Cercheremo di accontentarvi tutti, piano piano. Per realizzare i nostri video, infatti, sono necessari un sacco di tempo e di lavoro. Ma se volete darci una mano a realizzarne sempre di più e sempre più velocemente, potete fare come hanno fatto i nostri sostenitori su Patreon, che ringraziamo e senza i quali questo video non sarebbe stato possibile. Se volete diventare anche voi nostri sostenitori, andate all'indirizzo www.patreon.com/te lo spiego video e fate una piccola donazione. In cambio riceverete sempre qualche ricompensa e il vostro nome sarà nei ringraziamenti finali dei video di Te lo spiego. Infine, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi alla nostra pagina Facebook, al nostro profilo Instagram e al nostro canale YouTube. Grazie a tutti e ci vediamo nel prossimo video.